dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci ridono di te. Ehi, sono Massimo, ho 17 anni, 10 mesi e 4 giorni. Sono preciso nelle cose che non riguardano il mio fisico, il mio peso. Mangio sempre e non resisto, gli altri sfottono di gusto. Mia madre dice che sono grasso perché mio padre è scappato e questo non l'ho digerito. Cosa ne sanno gli altri dei miei problemi, dei desideri? Dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci, ridono di te. Ora basta, io li guardo in faccia e butto a terra ogni mia insicurezza. Ora basta, ormai non mi interessa, ascolta la mia voce. Jessica, mi vedi in piedi ma sto male, sono anoressica. Ogni mattina guardo quello specchio, vedo un mostro, scappo e mi nascondo. Le mie amiche fashion blogger, io che provo ad imitarle, ma senza filtri sono a disagio, se non li metto non mi guarda neanche un cane randagio. Cosa ne sanno gli altri dei miei problemi, dei desideri? Dicono di essere se stessi, ma quando poi ci riesci, ridono di te. Ora basta, io li guardo in faccia e butto a terra ogni mia insicurezza. Ora basta, ormai non mi interessa, ascolta la mia voce. Tutti Massimo, tutti Jessica, abbattibili e fragili. Ci sentiamo sovrappeso, sottopeso, solo un peso per gli altri che ti pesano facendo danni. Ricordiamo solamente che ora siamo tanti, ci daremo forza per inseguire i sogni. Se diranno che siamo merde, risponderemo che dall'etame nascono i fiori e dai diamanti che non nasce niente. Ora basta, io li guardo in faccia e butto a terra ogni mia insicurezza.